Ciao ragazzi e bentornati a tutti qui su Farmer Dynasty. Io sono Orla, questa è Orla's Games e questa è la nostra fattoria, che è veramente una schifezza. Questa è la casa, pensate voi come siamo ridotti. Dite un po', non c'avete quella voglia ogni tanto di scappare, di andare proprio nel selvaggio, ma neanche selvaggio, diciamo nel rurale, diciamo in quegli ambienti di una volta, insomma, respirare l'aria fresca, eh? Che ne dite? Ce lo facciamo un po' di vecchia vita campagnola, faticosa, eh? E in totale stato di abbandono, tra l'altro. Oggi, ragazzi, ci tocca pulire, ci tocca aggiustare, perché dobbiamo, non dico migliorare la fattoria per ora, ma bisogna comunque aggiustarla un po', perché insomma non è in condizioni. Quindi magari cominciamo da questo. Volevo chiedere una cortesia, se possibile, se vi va, ragazzi, fatemi sapere se vi piace questa serie, perché io l'ho portata per vedere un po' com'era, dato che è uscita da accesso anticipato. Voi fatemi sapere se vi va di vedere ancora qualche episodio, fatemi sapere, così almeno mi regolo se proporre altre serie, o oltre a fare magari altre serie nuove, tutto, continuare anche con questa. Insomma, ditemi voi se la dobbiamo abbandonare o se vi va di vedere qualche video, perché comunque, cioè, è divertente sto gioco, solo che magari, non so, non a tutti può piacere. Ecco, magari fatemi sapere, vediamo un po' cosa ne pensate. Questo muro è una schifezza. Allora, ragazzi, vediamo un po' qua. La vista da ingegnere comunque è fondamentale per rendersi conto della situazione, perché se no magari ti sfugge quella cosa. Ok, di lì bisogna salire qua fuori. Mamma mia, le condizioni. Che noi sappiamo far tutto, tra l'altro, eh. Cioè, noi ci hanno detto, oh, guarda, c'è questa fattoria di tuo nonno, mi sembra. È tralasciata. Ah, perfetto, non c'è problema. Ha giusto tutto. Ma mette anche le finestre, luce. Lui fa tutto. Ogni singola cosa. Cioè, voglio dire, qual è il problema? Però qua, sta fessura. Guarda qua. Al tetto. Ah no, che qua mancano dei pezzi non da poco. Dai, vecchi mattoni d'aria. Adesso io non sono un tecnico, non lo so, ma si chiamano vecchi mattoni d'aria? Cioè, dentro cosa c'è? Vuoti. Una truffa, eh. Sono d'aria. Boh. Se qualcuno sa cosa sono i mattoni d'aria, mi faccia sapere, scriva qua nei commenti hashtag mattoni pieni d'aria. E no, comunque, cioè, questo gioco è carino, carino assolutamente. Uè, allora? Ti dà quella voglia un po' di rimetterti, di sporcarti le mani, no? Di fare un po' due lavoretti. Adesso quando finisco qua, adesso mi metto a aggiustare qualcosa a caso, così. E se non ne trovo, prima rompo qualcosa, poi adesso rompo la finestra e poi l'aggiusto, così. Tanto per... Allora, cosa manca? Manca il muro, e qui praticamente è dove il grano, insomma, quello che noi andiamo a mietere, viene poi convogliato grazie a questo tubo. E viene stipato qua. L'ingegneria. Che invenzioni. Dio, dovrebbe essere tutto a posto. Penso e spero. Vediamo un po'. Sì. Facciamo la stalla? Cioè, la casa ce la teniamo proprio per ultima. La casa è la chicca. Andiamo qua. Cosa c'ha qua di rotto? Ah, sì. Sì, ci ha rotto, assolutamente.
che qua, guarda qua, guarda, guarda come ripara lui le magie. Vabbè, qui qui mancano proprio i tocchi. Ale, ci ripariamo. Posto? Lassù, lassù ci arriveremo. Pian piano ci arriveremo. Poi più avanti si possono prendere, comprare i materiali per riuscire a, cioè proprio a migliorare con materiali nuovi. Adesso sono solo riparazioni. Poi si potranno proprio fare le sostituzioni dei materiali, però insomma, tempo al tempo. Non siamo così ricchi qua, che sennò il fieno mi marcisce, che ci entra il freddo, ci entra l'acqua, non va bene. Qua e così. Ah no, lassù bisogna arrivarci. Ok. Allora, cosa ci mancherebbe adesso? Ok, la porta. E poi bisogna arrampicarsi di sopra, no? Praticamente. Perché per il resto facciamo le porte. Porta. Aspetta, andiamo dentro a vedere, perché da fuori. No, sì, ciao. Ce n'è da fare ancora. Ah, guarda qua cosa abbiamo trovato. Tagliaerba. Che figata. Tagliaerba poi ci servirà per rendere decente sto posto. Questo non ho idea di che attrezzo sia, non me lo ricordo, ma troveremo il modo di impiegarlo. Adesso ce ne andiamo quassù, così possiamo riparare qua e vediamo se ci vuole anche dell'altro. Ah, di qua parrebbe di no. È laggiù e basta. Rimuovi ponteggio e penso che bisogna passare da qua però. Sì. E dopo qua non so se c'è altro però. Ah ok, completamente il fienile, quindi a posto. Fienile completamente riparato, siamo stati bravissimi. Quindi, questo ponteggio qua, cosa mi rappresenta? Via. Ok. Non è proprio un capolavoro, però insomma, un bel lavoro l'abbiamo fatto, dai. Ora ci ripariamo la stalla e poi direi che per questo secondo episodio ci possiamo anche salutare. Cosa dite? Qui, anche qui comunque ce n'è da fare, eh? Da qua le magie che riusciamo a fare, che
fortunatamente questo, avendoci il secondo piano, possiamo anche salire senza dover usare le impalcature, che è un'ottima cosa. Guarda qua che roba, è proprio lasciato veramente all'abbandono totale. Cioè, il disgraziato di Oliver, veramente. Che qua andrebbe, che le ringhiere andrebbero messe a posto, i recinti, insomma. Qua, assolutamente. Qui, se lo state chiedendo, sì, è cacca. È assolutamente cacca, letame, in gergo tecnico. Allora, qua siamo a posto. Non so cosa vado a riparare qua, però ripariamo che è meglio. Sparando chiodi come se non ci fosse un domani, tra l'altro. Qui dovrebbe andare a confluire il latte molto, credo. Qui sono i paddock delle mucche. E allora, le vecchie tavole. Mettiamole a posto. Questo, fortunatamente, con un chiodo si mettono a posto, eh? Questa è un'ottima cosa. I vecchi mattoni qui non li avevamo visti da fuori, eh? E al primo piano mi sa che siamo a posto. Il pavimento. Noi stiamo camminando su un pavimento che non regge. Che rischio, che rischio. Ah, l'abbiamo riparato tutto. Buono. Ok. Qua. Vecchio tetto in ceramica. Cioè, non frega niente. Noi ripariamo. Voglio dire, cioè, noi ci mettiamo il legno a prescindere. Che tanto ci sta sempre bene. No, probabilmente comunque è legno sotto e mattonelle, cioè mattonelle, tegole sopra, però non credo che ne abbiamo delle tegole, quindi il legno invece ce l'abbiamo infinito, sembrerebbe, quindi a posto così. È passato un corriere fuori, so se ci va a portare qualcosa, però speriamo lasci il bigliettino. E cosa manca qua? Dai. Così? Mi manca un pezzo. Fatto. Oh, abbiamo riparato la stalla. Guarda che bellina. Qui ci mettiamo il fieno. Qui ci stanno gli animali. Cioè le mucche fondamentalmente. Lì c'è una roba rotta, un pancale rotto così. E boh, fa schifo. Però crastalla, fa schifo. Però vedi che lì aggiustandolo non ce l'ha messa le tegole. Ci ha messo solo il legno. Invece qua ci ha rimesso le tegole. Boh, vado a capire. Comunque ragazzi, per questo video ci fermiamo qui. Io vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia nella Orlas Farm. No, non è di Orlas, è di tutti noi, è la nostra fattoria. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, a commentare, farmi sapere cosa ne pensate di questo gioco, come vi dicevo prima, se vi va di fare di continuarlo, di fare altri video, insomma, di continuare questa serie. Insomma, ditemi cosa ne pensate e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video, sempre qui su Orlas Games. Ciao a tutti ragazzi!